vedere un po' il mazzo di rose. Allora, c'è anche il biglietto. Alice, vuoi raccontare esattamente com'è stata questa esperienza, questa sorpresa di San Valentino? Non volevi farmi niente, era tristissima. Praticamente era convinta che mi sono proprio fregato altamente. Infatti è una cosa anche plausibile di San Valentino. E quindi niente, non c'è nessun tipo di regalo. E invece al ristorante del Mazziloso si vede niente. Allora, mi giro spostantemente, però col bigliettino, e visto che qualcuno ha aspettato fino adesso di sapere cosa c'è sul bigliettino, Alice lo leggerà per voi. Ma tanto non l'avrei neanche scritto a te. L'ho scritto io, Sì, no, non, con la, non io di persona, io dettavo, le parole sono andate, escono fuori dal cuore. ma non è vero, lo puoi cercare su internet. Come diceva Soro, grazie. Naturale. Come disse Vasco Rossi, le parole escono da sole. C'è un'unica felicità nella vita, amare ed essere amati. Buon San Valentino. C'è anche la fattura, No, qua controlla. c'è una firma, ma non è la tua. È la mia! Mi sa che hanno sbagliato No, è persona. la mia! Era quella di qualcun altro. È la mia! Abbiamo finalmente finito la cena. Bel momento. Adesso vi faccio raccontare da Alice lo scherzo effettuato. Adesso vi giro la telecamera e faccio soltanto vedere la faccia di Alice. Allora, vuoi raccontare Devo raccontare. lo scherzo effettuato per il San Valentino? Naturalmente sta cucinando. Presto il momento cucina di Alice. Dai, Alice, raccontaci un attimino che scherzo ti ho combinato. Sì, sto cucinando perché mi ha fatto scongelare lo spezzatino, pensando che stasera avremmo mangiato a casa. Dai, raccontalo bene. Il mio vero amore, Sally. Racconta bene questo scherzo. Marco ha fatto per tutto il giorno finta come se il suo regalo di San Valentino fosse stato questo. E quindi si è presentato stamattina a casa con queste bottiglie sulla spalla, tipo scaricatore di porto. E facendo finta, cioè è scomparso per 2 ore stamattina e mi ha detto: io Perché ha comprato le bottiglie? devo fare delle commissioni, devo andare in banca, dovevo andare a fare delle commissioni. E lui mi ha detto: no, la macchina serve a me, non te la posso lasciare perché devo fare delle cose importantissime. Torno a casa con delle bottiglie. Ora qua. Come si E neanche bottiglie del cavolo, eh. Anche bottiglie di una certa importanza. Sì, ho capito. E io ho pensato: vabbè, se questo è il suo regalo, e tutto il giorno in ufficio ha raccontato a tutti che questo era il suo regalo. E invece, cosa ti ho organizzato? Cioè, mi ha portato a un ristorante, una trattoria che c'è qua, tipica. E arriviamo e mi fa: ah, io prendo uno spritz. No, perché in macchina è stato dirmi: ah, andiamo a fare un aperitivo, dai, poi mangiamo a casa, però facciamo almeno l'aperitivo insieme perché è San Valentino. Ho detto: vabbè, dai, almeno l'aperitivo, poi arriviamo a casa e Una cosa cucino. normale. Arriviamo in questa trattoria che fa anche un po' da bar e lui ordina uno spritz. Io odio lo spritz. E io dico: ma come Dai. ordini uno spritz? E io cosa faccio? Cioè, ero dietro di lui, lui al bancone, tra l'altro messo davanti, io non ci stavo neanche al bancone. Ho detto: ma che cavolo stai facendo? Ho detto: ma che tristezza. Ho detto: vabbè, io prendo un prosecco. Mi sono seduta pure al tavolino da sola perché lui non è venuto neanche a sedersi. Ho detto: ma vabbè, ho detto: speriamo solo di andare a casa il prima possibile, che qua sarà una serata bellissima. E invece sul tavolo che avevo prenotato il giorno prima c'era un mazzo bouquet di rose. Con un bigliettino scritto da Marco. Vabbè, io che calligrafia ce l'ho da dottore, non si legge, non sarebbe letto un cavolo. Ma le parole Ma sono la firma non le era la tua? mie. Certo che la firma è la mia, l'ho firmato io. Ah, ecco perché non si capiva, non si capiva niente. Ok, adesso capisco. Romanticismo. Ma il vero romanticismo e il vero sguardo dell'amore è quello che ci appongo La verso carne cruda. la carne cruda. Questo è il vero sguardo d'amore. Vero, pochino. Signore, se volete scoprire qual è Ciao, lo sguardo Paola. dell'amore, lo sguardo dell'amore è questo. Come Pongo guarda la carne. Momento cucina di Alice! Sigla!
ormai questa inquadratura è famosa a molti. Cosa stai preparando? Conoscono meglio la cucina gli altri che non noi. Cosa stai? Sicuramente sapete più voi della cucina che non Marco. Marco ancora si sbaglia ad aprire i cassetti. Dettagli. Io ho detto tutto. Dettagli. Alice, cosa stai cucinando? Spezzatino. Spezzatino. Eccolo qua. Con la tagina. Cos'è? Togliti la pipa dalla bocca. Allora, dai, raccontaci un attimino questa nuova ricetta. Come si chiama? Spezzatino. Ah, ok, proprio. Nome della ricetta, spezzatino. Dai, ingredienti. Allora, facciamo un soffritto di sedano. No, ingredienti. Sedano, carote, cipolla e un pochino d'aglio, giusto perché non guasta mai. Ecco, sì, perché siamo veniamo più... da un weekend di bagna cauda. Ecco, quindi. Appunto, giustamente. Dai, procedura per cucinare. Cosa stai facendo? Faccio un soffritto. Ora sto mettendo lo spezzatino e poi volevo usare le spezie che mi ha regalato le mie sorelle, perché questo è un regalo delle mie sorelle di Natale. Lo spezzatino è un regalo di Natale? No, la tagine. Spiega, allora, Marco, cos'è la tagina? Non ne ho la più pallida idea. Non so cosa sia. Spiega per i non addetti ai lavori cos'è la tagina. Questa pentola con quel coperchio laggiù. Con quel coperchio laggiù? Ah, ecco. Che può andare anche in forno. Questa roba qua, questa specie di copricapo, non si capisce che cavolo sia, in realtà è un coperchio fatto apposta per non so cosa. Per cuocere poco, molto molto lenta. Ecco, momento di cucina di Alice. Ciao a tutti, abbiamo finito di lavorare, non vi dico che ore sono. Che ore sono, Alice? Credo penso le 10 ormai. Le 10 di sera. Sì. E finalmente ci mettiamo a tavola. E come ogni video, lo dedichiamo alla nostra cucina, il luogo più amato dagli italiani. Allora, oggi, come vi avevo promesso, vi racconto la storia di bambina di Pongo. Ciao Pongo. Allora Alice, vuoi raccontarci di Pongo? Inizia a raccontare te. No, inizia a raccontare tu. No, dai, inizia a raccontare. Allora, l'ho voluto io perché c'era Sally che era da sola. All'epoca stavamo in un appartamento in affitto e non avevamo il giardino, era una piccola casettina. E Sally si annoiava tanto. Allora a un certo punto ci siamo messi a cercare di un fratellino, un qualcuno con cui giocare, soprattutto nei momenti in cui andavamo via per lavoro, in maniera da non stare sola. C'erano dei nostri amici che avevano un corso femmina. Intanto sentite di sottofondo Sally. Avevano questo corso e un boxer. Un maschietto e nulla, praticamente tutti e due con pedigree. Il maschietto ha saltato la recinzione e è uscito fuori questo birbante, la faccia da tonta, lo sciupa femmine. Allora vuoi raccontare sì, qualche aneddoto? Lo chiamiamo sciupa femmine perché con un misetto bello così è una sciupa femmine. Vuoi raccontare qualche aneddoto? E niente, quindi siamo andati a vedere, perché io non ero per nulla convinta di prendere un cane, ma altro cane, perché già Sally era abbastanza noiosa di suo, e impegnativa, ma ovviamente davanti a un cucciolo, come potete bene sapere, non si può dire di no, e nulla, quindi abbiamo preso, tra l'altro dovevamo avere anche le foto, siamo andati a vederle, allora ancora cucciolo, ovviamente non poteva ancora essere preso, e non l'avevamo già scelto, e nulla, quindi dopodiché a 2 mesi e mezzo mi pare l'abbiamo portato a casa con noi e Sally i primi giorni era incazzata nera. Sally sta buona, arrabbiata, ci hanno interrotto queste 2 bestiacce, che niente, quindi praticamente Sally lo guardava come dire perché adesso non se ne va, ci abbiamo già giocato, per me può tornare a casa sua, vero Sally? E invece il Pong è rimasto, è stato molto birbo, in realtà ne ha combinate molte anche lui da cucciolo e abbiamo scoperto che ha una malattia genetica al cuore, sì. E quindi ogni anno lo portiamo a fare dei controlli, a fare un'ecografia al cuore che per ora si può tenere
tranquillamente sotto controllo con delle pastiglie e niente, è il nostro sciupa femmine. Vero, bovino? Ciao, patato.